Oggi nella rubrica Donna, Legalità e Società tratteremo un argomento molto delicato che è l'azione di riconoscimento di paternità. È noto che quando un figlio nasce da una coppia sposata automaticamente viene riconosciuto. Invece quando una coppia e di fatto il riconoscimento del nascituro non avviene se non dopo che il padre provvede al riconoscimento dello stesso, cioè nel senso che per la legge il nascituro, cioè la madre è colei che ha partorito il nascituro. Per quanto riguarda invece il padre, questo deve essere dichiarato dallo stesso. Però spesse volte capita che il bambino o la bambina non venga ad essere riconosciuto dal padre in questo caso vediamo che la madre, come vedremo poi di seguito, anche il figlio o un tutore può chiedere in questo caso, attraverso un'azione di riconoscimento di paternità dinanzi al tribunale, il riconoscimento della paternità da parte appunto del padre che non vuole riconoscere. Ogni padre è obbligato a riconoscere come proprio il figlio che ha avuto da un'unione di fatto, e questo può accadere anche in seguito ad un unico rapporto sessuale. In questo caso vediamo che il padre è sempre obbligato al riconoscere il figlio. Cosa fare nell'ipotesi in cui il padre non voglia riconoscere il bambino? Come abbiamo detto, in questo caso vediamo che la madre può proporre una causa davanti al tribunale, in questo caso è il tribunale ordinario presso la quale ha la residenza il padre. E lo scopo appunto di tale azione è quello di far sì che ci sia una sentenza la quale sostituisca il consenso del padre che non vuole darlo. Il tribunale, prima di riconoscere la paternità, deve verificare la fondatezza della domanda, e cioè in questo caso vediamo che ci sono alcuni esami specifici, quali ad esempio l'esame del DNA, ma dobbiamo dire anche una cosa molto importante: il padre può anche non sottoporsi all'esame del DNA, cioè nel senso che può rifiutarsi, però tale rifiuto viene ad essere considerato dal tribunale come se effettivamente il genitore che si rifiuta, il padre che si rifiuta, è effettivamente il genitore che ha procreato il nascituro. L'azione di riconoscimento di paternità può essere esercitata dal figlio al compimento della maggiore età, ma se quest'ultimo è minorenne, vediamo che l'azione di riconoscimento di paternità può essere proposta sempre nell'interesse del minore dalla madre, ed in mancanza della madre, in questo caso vediamo che può essere proposta da un tutore, previa però autorizzazione da parte del giudice tutelare. Se il figlio muore, vediamo che l'azione può essere proposta dai suoi eredi. La domanda viene ad essere proposta nei confronti del presunto genitore. Se tuttavia accade il contrario, cioè è il padre, il genitore che muore prima del figlio, in questo caso vediamo che l'azione di riconoscimento può essere fatta nei confronti, in questo caso, degli eredi di quest'ultimo. Normalmente l'azione di riconoscimento di paternità
è un'azione imprescrittibile, cioè può essere sempre proposta, ma nell'ipotesi in cui il padre decede, in questo caso vediamo che l'azione di riconoscimento di paternità deve essere proposta entro 2 anni. La prova della paternità può essere data con ogni mezzo. Diciamo che la prova principe è quella del DNA, anche perché la sola dichiarazione della madre di aver avuto un rapporto col presunto padre o l'esistenza appunto di un rapporto sentimentale tra la madre e il padre non costituiscono la prova della paternità. In questo caso ci vuole qualcosa di più e questo viene appunto ad essere raggiunto soltanto con il DNA. Come abbiamo detto, il padre può rifiutarsi di sottoporsi all'esame del DNA, tuttavia nell'ipotesi in cui il diniego non è giustificato, il giudice può tener conto di tale comportamento e in questo caso potrebbe riconoscere la paternità a questo soggetto che appunto si è rifiutato. Quindi diciamo che è preferibile sempre sottoporsi all'esame del DNA proprio per eliminare qualsiasi dubbio sulla paternità o meno del genitore. Nel momento in cui il giudice effettua l'accertamento della paternità con sentenza, per il papà scatta l'obbligo di mantenere il figlio fino a quando non diventa indipendente economicamente. Questo vale per i figli che sono nati nel matrimonio, altrettanto vale per quanto riguarda i figli che sono nati al di fuori del matrimonio, e cioè gli obblighi che sono a carico del genitore sono quelli di mantenere economicamente i figli. E questo anche dopo il compimento della maggiore età e fino a quando il figlio non diventa autonomamente economico. Il figlio può agire anche nei confronti del padre per ottenere un risarcimento danni per tutto il tempo in cui questo è stato assente, facendogli mancare la sua presenza sia in termini affettivi che economici. Sono capitati appunto anche dei casi in cui è il padre che chiede il riconoscimento della paternità dei figli. Infatti, come vedremo di seguito, è necessario in questo caso il consenso della madre e nell'eventualità in cui il figlio ha compiuto il 14° anno di età, è necessario anche il consenso del figlio. Se il figlio che si rifiuta di farsi riconoscere dal padre, in questo caso vediamo che il padre non potrà far nulla che non accettare la scelta del figlio. Nell'ipotesi invece in cui non è il figlio che non dà il proprio consenso, ma è in questo caso la madre, vediamo che il padre può chiedere al tribunale che venga ad essere riconosciuto il minore suo figlio. Il giudice comunque dovrà tener conto di alcuni elementi, sia soggettivi che oggettivi, perché il giudice prima di pronunciarsi in merito necessita di avere degli elementi sulla quale verificare se effettivamente la richiesta di riconoscimento di paternità da parte, in questo caso, del padre sia dovuto perché il padre lo voglia riconoscere e non sia dovuto, ad esempio, per il fatto che voglia in qualche modo approfittare della posizione, in questo caso sociale, del figlio, come potrebbe essere anche il contrario. Come abbiamo detto, l'azione di riconoscimento di paternità
può essere proposta anche dallo stesso padre, però in questo caso vediamo che è necessario il consenso se il figlio è minore da parte della madre. E in questo caso, se la madre non vuole che il padre riconosca il figlio, in questo caso vediamo che il padre deve rivolgersi al tribunale per ottenere il riconoscimento di paternità. In questo caso, come abbiamo detto, se il giudice ritiene che il rifiuto al consenso da parte della madre sia giustificato da gravi motivi irreversibili, tali da ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore, emette una sentenza con cui rigetta il riconoscimento da parte del padre. Come abbiamo detto, se invece è il figlio che ha compiuto il 14° anno di età, è necessario il suo consenso. Ci sono anche dei casi in cui i padri vogliono riconoscere i propri figli successivamente. Infatti sono capitati anche dei casi in cui il padre abbia chiesto il riconoscimento di paternità al tribunale in seguito alla morte del figlio. E il tribunale in alcuni casi ha anche rigettato l'azione di riconoscimento di paternità e questo anche quando vi è, come abbiamo detto, il dissenso da parte della madre ed il tribunale. Questo è capitato a me in prima persona di un caso in cui difendevo la madre che non dava il proprio consenso al riconoscimento di paternità da parte del padre, in quanto tale riconoscimento veniva ad essere chiesto soltanto in seguito alla morte del figlio per un sinistro stradale. In questo caso il tribunale ha ritenuto di non accogliere la domanda del padre, giustificando appunto tale provvedimento che il padre aveva avuto 17 anni per riconoscere il figlio e non vi aveva provveduto e quindi tale richiesta la si vedeva semplicemente non per avere un legame affettivo con un figlio che non c'era più, ma semplicemente per avere un risarcimento danni da parte dell'assicurazione. Quindi non sempre proporre un'azione di riconoscimento significa che il giudice riconosca il padre, la paternità di quel figlio. Cosa invece ben diversa nell'ipotesi in cui l'azione viene appunto ad essere esercitata da parte del figlio oppure da parte della madre, in quanto come abbiamo detto, con l'esame del DNA viene appunto ad essere accertata la paternità ed quindi nel momento in cui viene ad essere accertata la paternità con questa prova, che è, diciamo, la prova chiave, il giudice emette un provvedimento di riconoscimento giudiziale di paternità. E come abbiamo detto, nel momento in cui si ha questo provvedimento, scattano degli obblighi nei confronti del padre, il quale, nonostante si sia rifiutato di riconoscere il figlio, noi sappiamo che ci sono tanti casi eclatanti di personaggi famosi che si sono rifiutati di riconoscere i propri figli, nonostante ci sia stata anche una sentenza da parte appunto del tribunale, allora in questo caso interviene sempre il tribunale al fine del riconoscimento. Per questa puntata è tutto e ci rivediamo alla prossima.